grazie alla dottoressa Alessandra D'Attilio. Ah, ok, ma io. Vabbè, ok. Ce la posso fare. Una voce abbastanza alta. No, adesso è acceso. Grazie alla dottoressa D'Attilio per avermi invitata e così in maniera così carina anche per avermi invitata a fare un saluto. Il mondo del volontariato si trova in questo momento in grave difficoltà in Abruzzo, come dire, la rete, se finora il volontariato ha retto la rete sociale che in Abruzzo c'era, adesso inizia con la crisi ad avere diversi problemi. In Abruzzo mancano tante cose, manca una legislazione adeguata, manca legge quadro, per esempio, per le attività sociali, quindi la legge sul welfare, alcune leggi che ci sono non sono adeguate, non sono attuali, c'è una legge della famiglia del 95, le nostre famiglie sono cambiate e anche la legge del volontariato va riconsiderata e va cambiata. È stata fatta una legge sulle associazioni di promozione sociale che però è un semplice elenco e quindi non si parla di partecipazione, non si parla di finanziamenti. Quindi, come dire, in questo momento, in questo quadro, il volontariato ha retto le carenze che in Abruzzo ci sono, ma chiaramente il volontariato va ripreso in considerazione e va sostenuto. Ed ieri la notizia del nostro governo, importante perché ha deciso evidentemente con queste tre azioni che sono semplici e sono anche piccole azioni, però comunque di dare un segnale, ha deciso di dare un segnale. Queste tre azioni sono le seguenti. Intanto una che riguarda il servizio civile, che in qualche modo veniva fatto e cioè, i ragazzi facevano questo anno e venivano poi lasciati lì. In realtà il servizio civile va riconsiderato con il contesto e quindi incentivando dei protocolli con gli imprenditori, con gli ordini, con le categorie, così che dopo l'anno di servizio civile, anzi dopo gli 8 mesi, perché sono stati ridotti i mesi, dopo gli 8 mesi al ragazzo si offre la possibilità di potersi misurare con il nostro mondo, il mondo degli adulti, no? dei lavoratori. Il secondo segnale riguarda proprio il 5 per 1000, quindi ecco per questo volevo dire questa cosa, perché il 5 per 1000 è importante, è un segnale importante dei cittadini, delle imprese per chi fa volontariato e che soffre, come dire, la carenza di sostegno. Secondo appunto le intenzioni di questo governo, il 5 per 1000 non avrà più il tetto massimo. Non avrà più il tetto massimo e verranno incentivati tutti coloro che vorranno fare delle donazioni con appunto incentivi, siano essi cittadini o imprese. E chiaramente questo darà parecchio respiro alle piccole associazioni territoriali. Insomma, voi siete commercialisti, io molto spesso so che i cittadini si rivolgono a voi, a chi dobbiamo dare questo 5 per 1000? Io lo posso dire perché, come dire, sono elemento neutrale, insomma spingiamo i nostri cittadini ad aiutare le piccole associazioni, quelle che con tanta fatica si muovono nel nostro territorio e che a volte fanno davvero difficoltà e hanno come obiettivo semplicemente aiutare i cittadini che ne hanno più bisogno. Il terzo cambiamento dovrebbe essere appunto finalmente la legge del volontariato, cioè la 383, sulle associazioni di promozione sociale e finalmente l'istituzione dell'autority del terzo settore. Quindi insomma sono tutte leggi e cambiamenti che ci interessano. Stiamo chiaramente a guardare con molto interesse tutto quello che succede al governo, potendo poi confrontarci anche con un governo regionale cambiato e che possa proseguire queste orme, cioè rimettere il terzo settore e il volontariato nel primo posto dell'ordine del giorno dell'agenda politica. Quindi un buon lavoro a tutti, grazie dottoressa D'Attilio.